cominciamo perché già siamo in piccolo ritardo rispetto alla tabella di marcia. Intanto io doverosamente mi devo presentare perché voi non sapete chi sono e quindi questo cosa vuole. Io sono, mi chiamo Carlo Cardarelli e sono un presidente di un'associazione consumatori utenti. Voi sapete che cosa sono le associazioni consumatori? Sono delle associazioni fatte da persone come voi che si riuniscono per tutelare i propri diritti in quanto acquistano dei prodotti al supermercato oppure sono utenti di servizi come acqua, gas, luce, telefonini. Chi di voi non c'ha un telefonino? Quando arrivano le bollette e uno pensa che è esagerato pagare così, allora intervengono le associazioni. Perché? Perché queste associazioni hanno del personale preparato da grandi aziende che in rapporto diretto con l'Enel, con la Telecom, con la TIM, con H3G, con la Vodafone, risolvono questi piccoli problemi. Siamo qui oggi per una giornata informativa sulla trasparenza e anticorruzione. Voi sapete che la corruzione è dilagante nel mondo ma anche in questo paese, per cui noi come associazione ACU, la nostra associazione si chiama ACU Marche, poi ci sono tante altre regioni, sentiamo fondamentale questo bisogno, capire perché in questo paese c'è tanto malcostume nella pubblica amministrazione ma anche nel privato, per cui è importante che voi ascoltate quello che vi dirà anche l'avvocato Lavani, una persona stupenda, la capirete anche da come vi parlerà. E un doveroso ringraziamento noi lo dobbiamo fare anche alla Regione Marche, perché la Regione Marche finanzia con fondi che sono statali, a noi associazioni consumatori ci vengono dati dei fondi che non vengono dalle tasse dei cittadini, ma sono delle multe che l'antitrust, le autorità fanno a queste grandi aziende quando inghippano in reati del codice del consumo. Ecco che allora tutte le regioni che si sono dotate di una legge sulle associazioni di consumatori usufruiscono di questi fondi. Chiaramente per essere nell'albo della Regione Marche dobbiamo avere un tot di iscritti, un tot di sedi e fare un determinato lavoro. Detto questo, spiego brevemente quello che è questo progetto. Il progetto si prefigge appunto di informare voi studenti sulle possibilità che avete anche di controllare le vostre scuole, come spendono i vostri soldi, i soldi dei vostri genitori, guardare sui siti gli obblighi che hanno le pubbliche amministrazioni di mettere dei dati sensibili o no sui siti per capire come funziona la macchina amministrativa. Termino qui ringraziando oltre le autorità della regione, l'assessore regionale, la Laudani, il sindaco Enrico Piergallini, Pierpaolo Fanesi che ha lavorato insieme a noi per organizzare queste giornate. Dopo di questo appuntamento qui in teatro, nel pomeriggio ce ne sarà un altro per esperti cittadini, per cui questa giornata si divide in due parti. Io vi invito a riflettere sul fatto dell'importanza che ha nelle vostre coscienze la lotta alla corruzione e quindi cercate di mettere a frutto queste due ore che avete qui. Passo subito la parola all'avvocato Laudanzi. Per Paolo Fanesi, per due parole del saluto dell'amministrazione pubblica. Grazie. Grazie per essere venuti, una presenza massiccia, una presenza soprattutto fondamentale, perché quando ragioniamo appunto di temi come la trasparenza e l'anticorruzione
non ha senso raccontarsele troppo tra di noi, ma ha senso lanciare appunto qualche messaggio, qualche seme alle persone che rappresentano il futuro, che siete appunto voi. Quindi ragionare su concetti come la trasparenza e l'anticorruzione, perché questi sono i due temi che oggi tratteremo in maniera più approfondita, potrebbe sembrare in parte un po' noioso, però vi assicuro che sono gli strumenti per essere dei cittadini domani. E voi che siete appena maggiorenni, o state per essere, appunto, ci piacerebbe da questa giornata appunto darvi quei piccoli strumenti che vi permettano domani di esercitare quelli che sono appunto i vostri diritti. Io cerco di essere più trasparente e prendere il meno tempo possibile e passo innanzitutto la parola al sindaco Enrico Piergallini, che ci farà un saluto e ci darà due parole. Grazie Pierpaolo. Carlo ha già fatto tutti quanti i ringraziamenti, che non ripeto così non vi annoio. Ci aggiungiamo la segretaria generale del Comune di Grottammare, Angela Piazzolla, e qui un bel applauso ad Angela che ha fatto un gran lavoro. Per Grottammare è un orgoglio essere stata scelta come uno dei luoghi in cui realizzare questo progetto, e quindi l'idea principale era iniziare la mattina con le scuole, con voi ragazzi, perché poi il progetto proseguirà nel pomeriggio in sala consiliare per i dipendenti comunali, per gli addetti ai lavori e per i cittadini curiosi. Allora, due brevissime parole. La prima: le nuove leggi hanno obbligato gli enti locali, ve la faccio molto breve, ad essere più trasparenti, il che significa ad adottare procedure che siano pubblicate in apposite sezioni, tra le altre cose, del sito del Comune di Grottammare. Se andate nei siti delle pubbliche amministrazioni, oggi è un obbligo che le pubbliche amministrazioni abbiano una sezione dedicata chiamata amministrazione trasparente, nella quale vanno pubblicati tutti gli atti prodotti dal Comune. Se la trasparenza fosse solo questo, sarebbe un fallimento. Voi state qui oggi non tanto per sapere quali documenti vengono pubblicati, perché la trasparenza non si può limitare alla pubblicazione dei documenti. La trasparenza deve essere uno dei motori della partecipazione alla vita politica della città, perché il poter accedere ai documenti che le pubbliche amministrazioni producono significa imparare come lo Stato funziona, come funziona la pubblica amministrazione e, in ultima sostanza, poter adottare strumenti utili per esprimere un voto consapevole. Perché altrimenti votare senza avere la coscienza e la consapevolezza di come lo Stato funziona, di quali sono le procedure, non è un voto espresso nella piena, possiamo dire, consapevolezza, no? Nella piena consapevolezza. Quindi la trasparenza serve a poter promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione, che a Grottammare è un tema molto importante perché ci riflettiamo da più di 20 anni. Aggiungiamo un altro elemento, perché sono belle parole e se noi le prendiamo soltanto come parole così confortanti non raggiungiamo lo scopo: la partecipazione. Per partecipare basta avere accesso ai documenti? Cioè, se noi abbiamo accesso ai documenti, se noi possiamo parlare con le nostre amministrazioni pubbliche, siamo in grado di fare partecipazione? Non basta nemmeno quella. Per poter partecipare alla vita collettiva, oltre al fatto che lo Stato debba essere trasparente, ed è quello che diciamo noi oggi, è necessario che i cittadini abbiano gli strumenti per leggere e per capire lo Stato. Non è scontato. Non basta avere un foglio di fronte per essere in grado di leggerlo. Occorre avere nel proprio bagaglio culturale gli strumenti per poterlo leggere. E voi direte: ma insomma, nel terzo millennio tutti sanno leggere, tutti sappiamo capire. Non è vero affatto.
Terzo concetto, i nuovi strumenti di comunicazione social. Allora, sono strumenti, purtroppo, sui quali è necessario riflettere, perché vivono una profonda contraddizione. Pur essendo gli strumenti più potenti che fino ad ora l'uomo ha prodotto per comunicare con i suoi simili e per essere in definitiva anche trasparente, perché immaginate quanto possono circolare, con quale velocità e con quale quantità di dati oggi le informazioni attraverso Facebook e i social, un mondo straordinario, perché riusciamo a contattare in un secondo migliaia di persone, uno strumento potentissimo per favorire trasparenza e partecipazione, no? Eppure vivono questa contraddizione che da quando sono stati introdotti, e voi li conoscete meglio di me, hanno reso problematico lo statuto della verità. Cioè non sappiamo più se le cose sono vere o false. Non lo sappiamo più, che è una cosa inaccettabile, è una cosa che io non riesco a capire, perché alla vostra età la verità non era così problematica come oggi. C'erano degli strumenti che la portavano con autorevolezza. Prendevi il giornale, sapevi che era una posizione tra le tante possibili, le confrontavi, ma riuscivi ad avere un'idea su qual era la possibile verità di un fatto. Oggi è più probabile incappare nelle false notizie, nelle notizie non vere. E allora, per concludere, qualche dispositivo, diciamo, di garanzia personale. La prima: non fidatevi delle parole oblique, e imparare la trasparenza significa anche questo. Le parole oblique sono quelle che non dicono la verità perché hanno vergogna di pronunciarla. Una parola obliqua, per esempio, è post verità. Siamo nell'epoca della post verità, è per non dire che siamo nell'epoca della menzogna organizzata, sulla quale molti guadagnano con i vostri click e purtroppo con la vostra buona fede. Uno, quindi attenzione alle parole oblique. Due, teniamoci stretto il senso dello Stato e delle istituzioni, il valore della cosa pubblica, che magari non funziona, che magari annida in sé una parte di corruzione che va tolta come un callo, che magari va riformata, ma la cosa pubblica ha un valore per tutti inestimabile, perché nessuno come lo Stato si può prendere cura dei cittadini, nessun privato che ha alle spalle l'interesse privato può prendersi cura dei cittadini. Teniamocela stretta, e per tenercela stretta la cosa pubblica non dobbiamo sentire i discorsi di chi dice è tutto da bruciare. Dobbiamo rimboccarci le maniche, andare sui siti per vedere la trasparenza che lo Stato compie, imparare il linguaggio delle istituzioni ed impegnarsi per cambiarle se hanno bisogno di essere cambiate. Buona giornata. Grazie Enrico. Io passo la parola per una comunicazione proprio di 2 minuti, sarò inflessibile, a Fabio Amici, poi la riprenderà successivamente attraverso un piccolo laboratorio. Grazie, buongiorno a voi tutti, io sono molto emozionato di essere qui in presenza di voi tutti, giovani studenti, il futuro è il vostro. Abbiamo degli strumenti importantissimi che non esistevano 10 anni fa sulla trasparenza, è un diritto e va lottato, dovete lottare per mantenerlo, dovete lottare per esercitare questo nuovo diritto di controllo delle pubbliche amministrazioni. Io sono stato revisore dei conti in molte scuole e anche le scuole hanno degli obblighi adesso da un paio di anni chiarito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione di trasparenza. Io l'invito che vorrei rivolgere anche ai professori, ai dirigenti scolastici, di coinvolgere gli studenti in questi temi, in questi argomenti. Esiste un protocollo fra la Corte dei Conti, la Procura regionale e l'Ufficio Scolastico regionale delle Marche che purtroppo è poco attuato, cioè dare gli strumenti a voi studenti per controllare le pubbliche amministrazioni come utilizzano il denaro della collettività. Quindi un invito particolare, per esempio, ero revisore alla scuola di Lugo di Romagna, mi hanno chiamato per organizzare le giornate della trasparenza. Anche le scuole devono organizzare le giornate della trasparenza.
e in queste giornate devono illustrare agli studenti i piani anticorruzione, i piani della trasparenza. È un laboratorio attivo e io ho suggerito anche al MIUR, al Ministero della Pubblica Istruzione, affinché emani una circolare a tutte le scuole d'Italia per organizzare almeno una giornata della trasparenza all'anno con dei laboratori proprio degli studenti, perché la pubblica amministrazione con la quale si confrontano quotidianamente è la scuola. Quindi il piano anticorruzione della scuola, che adesso è un obbligo, deve essere presentato agli studenti, perché è importante. Quindi invito la scuola, i dirigenti scolastici a organizzare giornate della trasparenza, poi se io sono disponibilissimo a venire, in modo che il primo laboratorio sarà la scuola, il piano anticorruzione della scuola, il piano della trasparenza della scuola, i dati pubblicati sul sito in amministrazione trasparente della scuola, affinché ci sia un allenamento continuo di voi studenti, perché il futuro è vostro. Con la corruzione purtroppo non si va lontani, è il vostro futuro, le possibilità di occupazione, le possibilità di avere una vita decorosa. Se le risorse pubbliche vengono utilizzate per finalità che non riguardano voi, non riguardano la società, ma vengono utilizzate per canali diversi, tramite la corruzione, la criminalità organizzata, dovete voi essere, sarete i futuri amministratori, ma soprattutto i futuri cittadini attivi. Grazie a voi tutti. Adesso vi presento l'avvocato Adriano Laudani, che è, diciamo, è appunto riesce a riunire una serie di elementi fondamentali ed è importante che oggi sia con noi, sia da un punto di vista politico amministrativo, perché è stata consigliere comunale ma anche consigliere regionale. Inoltre nella sua carriera ha collaborato con persone del calibro di Giovanni Falcone. Inoltre è anche una militante, in quanto è una delle dirigenti dell'UDI, Unione delle Donne Italiane, quindi diciamo riesce a racchiudere tre dimensioni fondamentali, e gli passo subito la parola. Grazie. Allora ripetiamo, sono Adriana Laudani. Quando mi trovo davanti a voi mi chiedo quali titoli ho nella mia vita veri, in qualche modo, per stare con voi. In questo momento fondamentalmente ve ne riconosco due. Faccio l'avvocato, ormai lo faccio da tanto tempo, e mi occupo, in questa mia lunga professione, mi sono occupata di due aspetti del diritto fondamentalmente. Sul piano penale sono diventata, diciamo, anche un avvocato penalista, perché io vengo da una città siciliana che è Catania, e voi sapete che in Sicilia abbiamo un male grande, che è la mafia, no? Quindi per una come me che fa l'avvocato si pone una questione. La questione è essenziale: da che parte stare? Un avvocato deve scegliere da che parte stare, chi difendere, di chi prendere le difese. E allora accade questo fatto, che è molto semplice e lineare, che voi comprendete subito: se come cittadina stai con i cittadini che lottano contro la mafia e per la legalità, come avvocato non puoi difendere i mafiosi. Se vuoi avere un poco di coerenza, e la coerenza nella nostra vita è uno dei beni più preziosi da coltivare e difendere. Quindi questo ha inciso sulla mia professione, perché ho indossato la toga solo per difendere le vittime della mafia. Non ho mai difeso un mafioso, non potrei farlo, non saprei farlo, non saprei assicurare un buon diritto alla difesa, che pure la nostra Costituzione giustamente riconosce a tutti, anche ai mafiosi. Questo è importante. L'articolo 24 della Costituzione sancisce il diritto alla difesa e ad un'adeguata difesa in giudizio, anche da parte per chi è il più incallito, diciamo, dei delinquenti e dei mafiosi. Quindi mi sento un po' di avere, per questa esperienza lunga maturata come avvocato penalista, che è stata
in tanti importanti processi di mafia, dal primo grande processo, il maxi processo cosiddetto, no? Quello istruito da Falcone, il primo maxi processo, lì io mi sono costituita parte civile per la famiglia della Chiesa, poi mi sono costituita parte civile nel processo Fava e in tanti altri, il processo Chinnici, per la morte di Chinnici. Insomma, questa esperienza mi ha fatto imparare delle cose, mi ha fatto conoscere un pezzo di realtà. E questo in qualche modo mi dà titolo per stare con voi, no? Nel senso che voi, e ve lo dico sin da ora, potete chiedermi qualunque cosa, io sarò contentissima di mettere insieme a voi, in comune con voi, un po' di conoscenza, un po' di esperienza che ho fatto in questi anni, che vorrei dire, tra virgolette, di militanza nella battaglia per la legalità contro la mafia e contro ogni forma di delinquenza organizzata. Questa è un po' di esperienza che io posso condividere con voi e questo mi fa sentire più serena nel momento in cui mi ritrovo in mezzo a voi. Poi credo veramente, questo ve lo dico senza nessuna retorica, e voi sapete che in questo io non posso mettere retorica, mi dà titolo a stare in mezzo a voi in questo momento il fatto che sono nonna di quattro nipoti che adoro, come i nonni adorano i nipoti, voi lo sapete, chi ne ha esperienza lo sa, che diventiamo scimuniti dietro i nostri nipoti, e io sono pienamente scimunita dietro i miei nipoti. Ho quattro nipoti e due di questi miei nipoti più grandi, quelli che vivono a Catania con me, gli altri due vivono a Verona, hanno la vostra età. E certo, il rapporto forte di affetto, di amore che ho con loro, che abbiamo tra noi, il desiderio forte che io vivo affinché loro abbiano una buona vita, e in fondo loro danno senso anche alle cose che ho vissuto finora, alle cose che sto vivendo con voi, poi io gli racconto che sono state con voi, sì. Io gli racconto tutto questo, perché loro sono la misura, no? Della ragione della mia vita. Se io faccio delle sciocchezze, allora consegno sciocchezze. Se faccio cose che per me hanno un significato, hanno un significato forte, nel nostro rapporto passano delle cose buone, ecco. Allora, questa è l'altra ragione per la quale io vengo a parlare con voi sentendomi pienamente a mio agio. Penso sinceramente che in ragione di queste due esperienze importanti della mia vita, essere stata prima mamma, essere ora nonna, essere mamma e nonna, ed essere una impegnata nella lotta per la legalità e contro la mafia, diciamo, ci sta che io possa parlare con voi, ci sta. Poi ci sta un'ultimissima cosa che vi dico, perché è connessa a ciò che diceva poco fa il sindaco. Proprio in questo momento, in questi ultimi due anni e mezzo, siccome io sono prima di tutto un avvocato che si occupa di diritto amministrativo, il diritto penale lo faccio per militanza civile, dico io, no? Difendo le donne vittime di violenza, difendo le vittime della mafia, ma insomma io nasco come civilista e amministrativista e mi occupo di diritto amministrativo. Da tre anni, quasi tre anni, vengo nelle Marche e lavoro per la regione delle Marche, per la vostra regione, perché con i dirigenti, i funzionari della regione stiamo facendo un percorso molto bello e molto interessante per rendere concreta, attuale, applicata tutta la normativa contro la corruzione e per la trasparenza. Quindi anche qui c'è un nesso di coerenza. Lavoriamo con una istituzione importante per il territorio, che è la regione, per tentare di dare concretezza ed efficacia alle norme in materia di trasparenza e partecipazione, e quindi in questo territorio, proprio dentro questo percorso,
Voi non siete la prima scuola che o i primi studenti che incontro delle Marche, perché questo percorso è un percorso che vive dentro la regione, dentro le istituzioni, ma anche in un rapporto vivo con la società. Ecco, lo dico semplicemente, oggi per esempio alle 2 io ricomincio a lavorare in regione, con funzionari e dirigenti della regione, guardiamo delle procedure in materia di appalto e proviamo a renderle più trasparenti, più legali, più legittime. Essere stata con voi stamattina dà senso a quello che faccio oggi pomeriggio e viceversa. Ecco, questo possiamo dire che è la terza ragione che mi fa sentire a mio agio questa mattina qui. Stop. Con questo mi sono presentata, avete capito, sono un vecchio avvocato, una vecchia donna di legge, come si suol dire, perché ho cominciato a occuparmi di questo a 22 anni, ora ho un numero di anni veramente vergognoso che non starei qui a dire, ma si capisce più o meno, e quindi va bene, così è. Da dove partiamo? Io credo che è sempre utile partire dalla realtà concreta e stare dentro la realtà, con i piedi piantati nella realtà, senza allontanarci troppo dalla realtà, provare a leggerla, la realtà. Un fatto di cronaca che mi ha colpito molto, ieri ho preso l'aereo da Catania per venire ad Ancona. Quando viaggio in aereo compro i giornali di carta, mentre negli altri giorni in realtà o li ascolto la rassegna stampa, radio, televisione, oppure consulto qualche giornale online. Ma quando sono in aereo è una cosa che mi piace moltissimo, avere la carta, i giornali di carta, e compro 2 o 3 giornali. Tra questi compro il giornale della mia città, che si chiama La Sicilia. La notizia di ieri. La notizia di ieri dice che la DIA, la Direzione Nazionale Antimafia della mia città, ha fatto una grande retata, ha arrestato oltre 24 persone e ne sta indagando molte altre. Tra questi ci sono degli imprenditori che si occupano di raccolta dei rifiuti. Ci sono dei funzionari pubblici di una serie di comuni della Sicilia. C'è indagato forse anche qualche politico del quale non è venuto fuori il nome, e ci sono dei rappresentanti riconosciuti della più importante, più potente famiglia mafiosa catanese, che fa capo a Benedetto Santa Paola. Apro una parentesi, Benedetto Santa Paola è oggi condannato all'ergastolo per lui come mandante del delitto del giornalista Giuseppe Fava, e devo dire, essendo stato io l'avvocato della famiglia Fava, ho chiesto per lui, per suo cognato Aldo Ercolano e per altri la condanna all'ergastolo per quella morte terribile, e l'ho anche ottenuta. Ma lui dal carcere continua ad esercitare un forte potere, come ha fatto Riina fino agli ultimi giorni della sua vita. La sua organizzazione è un'organizzazione pienamente funzionante e ridente. E che cosa ci dice questa inchiesta? Perché ve ne sto parlando qua? Che cosa ci dice questa inchiesta che ha portato ieri in galera un po' di persone che sta proseguendo? Ci dice che l'impresa di pulizia, di raccolta dei rifiuti solidi urbani, che era riuscita ad
assicurarsi gli appalti in molti comuni dell'area catanese, Trecastagni, dove io ho la casa di villeggiatura, perché poi le cose sono concrete così, giusto? Pedara, un altro ridente comune alle pendici dell'Etna, Mister Bianco. In questo momento nella stessa città di Catania, in regime di prorogatio, questa società è marchigiana. Mi ha preso un colpo quando l'ho sentito. Mi ha preso un colpo. E questo sa significare una cosa. Quando è nata questa impresa sicuramente non aveva nessun rapporto con la mafia. Se capisco, se ho un po' di esperienza, se ho accumulato un po' di esperienza, quando ha partecipato alla prima gara in Sicilia, ha capito rapidamente che se voleva entrare in quel mercato, doveva stabilire dei rapporti. E questi rapporti con chi li doveva stabilire? E certo li doveva stabilire con alcuni amministratori che dovevano favorire, ad esempio, che vincesse al posto di. E però presso questi amministratori, ai quali, cioè, poteva anche promettere qualche mazzetta se necessario, se richiesto, o qualche appoggio in campagna elettorale. Da questi politici, amministratori o dipendenti dei comuni sarebbe stato più forte questo imprenditore che non era mai entrato in Sicilia, che aveva una piccola azienda nelle Marche, perché questa è la storia. Ora è una potenza in Italia. Abbiamo fatto diventare una potenza noi. Se arrivava avendo dietro le spalle magari l'appoggio di qualche potente mafioso, il suo pedigree, diciamo così, no? Diventava più autorevole. Questa è la storia concreta. Ed è una storia concreta che ci racconta che c'è una linea di continuità che si fa sempre più stretta, come giustamente dice Cantone, come ultimamente ha detto l'alto commissario per la lotta alla mafia. C'è un filo che lega sempre più strettamente la mafia, le mafie, metteteci la camorra, metteteci le 'ndranghete, ma mettete anche molte mafie non italiane che ormai si connettono tra di loro. C'è un filo strettissimo che lega mafia, affari dei mafiosi al fenomeno della corruzione. Quando io ho cominciato a fare la lotta alla mafia, questo era già vero quando ero ragazza, ma oggi è ancora più vero, perché prima la mafia viveva essenzialmente, faceva i suoi soldi attraverso il traffico delle armi, della droga, il contrabbando delle sigarette. Poi, quando ho avuto la necessità di investire questa immensa quantità di capitali nell'economia, ha stretto rapporti con imprenditori e politici. Poi aveva bisogno, no, di entrare nel mondo degli appalti, e quindi poi la corruzione diventava lo strumento per... E gli appalti per tutta la materia del ciclo dei rifiuti sono appalti oggi tra i più lucrosi, insieme a quelli per le energie alternative, insieme a quelli per la creazione dei grandi centri commerciali. E siccome la mafia va là dove c'è il denaro e la forza del denaro, è là che intesse le sue relazioni con l'economia, con la politica, con l'amministrazione. Questo ci dice che quando parliamo dei temi della trasparenza e della legalità, perché la trasparenza, come vedremo, è la più grande risorsa che noi possiamo utilizzare
per garantirci legalità e per combattere mafia e ogni forma di criminalità. La trasparenza. Quando parliamo quindi di trasparenza, ragazzi, non è che stiamo parlando, insomma, di un pezzetto, no? Di una cosina così. Stiamo parlando di una cosa grossa. Perché se vogliamo dirci la verità fino in fondo, un paese che ha livelli di criminalità e di corruzione, quali quelli che abbiamo noi, che nell'ultima classifica internazionale siamo risultati i terzultimi in Europa, abbiamo dopo di noi soltanto Bulgaria e Grecia, siamo tra i paesi più corrotti, quindi che praticano di meno la legalità. Lo dobbiamo sapere, sindaco, è così, non c'è, noi lo sappiamo sulla carne dei nostri figli. Un paese che ha tassi così elevati di illegalità non è un paese competitivo, non ha futuro. Perché i soldi, le risorse pubbliche, invece che essere investite per il bene dei cittadini, una parte, e una parte consistente delle risorse pubbliche, invece di diventare scuole migliori, ospedali decenti, strade percorribili, giardini che fanno vivere bene la gente, città pulite, apro la parentesi, non è un caso che ci sia un'indagine quale quella che vi ho raccontato, no? E noi abbiamo le città sporche. I soldi dove vanno, ragazzi? Non si puliscono le strade, non si fa la raccolta differenziata, perché coloro che fanno la raccolta e gestiscono le discariche hanno interesse non a fare la differenziata, capite? Perché quanto costa, quanto guadagnano quando si conferisce nella discarica il pattume non differenziato è 10 volte di più di quanto non renda la differenziata. Quindi la differenziata interessa a noi cittadini, ma chi gestisce il trasporto e poi la trasformazione cosiddetta del pattume conviene che a Catania, a Mister Bianco, a Pedara non si faccia la raccolta differenziata. Allora, un paese che conosce questi livelli di illegalità, di illegittimità, di corruzione, di distrazione del denaro pubblico dalle sue finalità, è un paese che non ha dove andare. Perché è un paese che non produce sviluppo, che limita le opportunità di lavoro per i giovani. Ma perché un'impresa deve venire ad investire a Catania se appena apre gli si presenta qualcuno e gli chiede il pizzo? Perché? Ma si sceglierà un posto dove non glielo chiedono? No, no. Perché deve pagare quest'altra tassa? Che già quelle che ci chiede lo Stato sono assai. E perché deve venire in una città sporca quando può avere una città pulita? Allora ragazzi, noi, certo, figurarsi, quando parliamo di queste cose parliamo anche di valori, no? Perché qua vale anche la pena di combattere tutta la vita. Io credo che valga la pena, sia valsa la pena nella mia vita avere combattuto sempre per il valore della legalità. E quindi sicuramente la legalità è un valore, ma è anche un bene concreto che c'entra con la nostra vita. Io sono felice di essere qua, perché so che vivete in fondo in un'isola abbastanza felice, se è possibile dirlo.
che in un territorio che ha un tasso di legalità apprezzabile, siete un territorio ordinato, venite da una cultura, ora io ormai in arte, avendo lavorato per tantissimi anni, più di 10 anni, 20 anni, che vengo nelle Marche, ho imparato a conoscere anche la cultura di riferimento, è una cultura di gente molto laboriosa, molto concreta, che ha il senso di ciò che vale e di ciò che non vale. Però ragazzi, ve lo dico con tutto il cuore, io vorrei che voi veniste in una di quelle della mia città che noi chiamiamo scuole a rischio, nel quartiere di Santa Paola, e veniste a vedere, perché li vedete subito, i modelli culturali di riferimento. Una di queste scuole è stata devastata 4 volte quest'anno. Perché? Nei 2 anni scolastici. Perché? Perché c'ha degli insegnanti seri, un preside serio, e il figlio del capo boss non è stato promosso perché non andava mai a scuola. La punizione è stata dura. Sono entrati 4 volte, hanno portato via tutto, computer. Sono ragazzi come voi. Ne posso avere pace io? Io non posso avere pace. Posso trovare pace per il fatto che alla fine i miei nipoti crescono in una famiglia, in un ambiente di gente privilegiata che tutto sommato, no? Non posso trovare pace. Perché quegli altri bambini valgono quanto i miei. E quindi stiamo capendo perché siamo qua, perché abbiamo cose serie da fare per la nostra vita e per quella degli altri che ci interessa. Per me, se un'impresa marchigiana viene coinvolta in una cosa di quella là, e tra l'altro la prima interdittiva antimafia l'ha avuta a Fermo, non l'ha avuta in Sicilia, per cui aveva già cominciato a lavorare così bene qua. Voi dovete capire che se si infetta anche il vostro territorio, io ho meno speranze anche per il mio. Non è possibile. Apriamo gli occhi, perché c'è la globalizzazione, c'è l'internazionalizzazione, siamo tutti interconnessi e per prima cosa si interconnettono le mafie, i poteri criminali e i soldi sporchi. Ce l'avete chiaro questo concetto? Quindi non c'è nessuno immune, e se mi perdonate di dire una parola forte, e voi me la dovete perdonare perché ne ho viste di cotte e di crude nella mia vita, nessuno di noi è innocente, perché tutti noi abbiamo il dovere di guardare, leggere la realtà, capirla e conseguentemente fare quel poco che possiamo fare, perché qua non si chiede a nessuno di fare gli eroi, già eroi ne abbiamo avuti abbastanza, si tratta di fare una cosa diversa, perché questa famosa cosa comune che è lo Stato, no? Lo Stato è di tutti. E di tutti, e di tutti se tutti facciamo qualche cosa per renderlo un po' migliore, per farlo funzionare, per evitare delle cose, e di tutti se tutti facciamo la nostra parte, partecipazione. La partecipazione è fare la propria piccola parte. Quindi prima domanda da porsi, semplice, semplice, semplice: qual è la mia piccola parte? Quale piccola parte posso fare? Se non ci poniamo questa domanda e non proviamo a dare una piccolissima risposta a questa domanda semplice, non abbiamo diritto a lamentarci poi quando le cose non funzionano. Non abbiamo neanche diritto di stupirci quando
leggiamo, e non basta neanche che manifestiamo quando ci ammazzano una persona, con Falcone, con Sillino, più la donna dalla chiesa, entrando vedevo via dalla chiesa, onoriamoli, onoriamoli. E li onoriamo se ci domandiamo qual è la piccola parte che possiamo fare, che ci piace fare, perché ce la possiamo anche scegliere la parte. Non è che tutti devono fare la stessa parte. Ognuno scelga la parte che vuole fare in rapporto alla sua sensibilità, al suo talento, no? Alle esperienze che ci ha più vicine. Però cominci ad appassionarsi all'idea di poter diventare un cittadino con le spalle dritte. Un cittadino attivo, un cittadino che non sta inerme ad aspettare che qualcuno gli faccia o gli dia qualcosa, che di fronte, come diceva il sindaco, alle istituzioni, alla politica, si sappia interrogare, sappia giudicare, sappia valutare, esprima una propria opinione, decida se apprezzare o non apprezzare, se aiutare o non aiutare, cosa consigliare di correggere, faccia sentire la sua voce. Io ho poco poco di legittimità a parlare, per esempio, della notizia di ieri, che mi ha molto afflitto, devo dire la verità, anche se purtroppo era una cosa che ho seguito, perché abbiamo creato un movimento, e vi devo dire che le donne sono una grande parte di questo movimento, un movimento di lotta che da anni si sta battendo contro una discarica che è proprio collocata in questi comuni, che è gestita da questa gente, e perché tutto l'intero ciclo dei rifiuti venga tutto riguardato e rivisto e ripulito di queste grandi porcherie. Siccome siamo anche combattendo per questo, in qualche modo, no? Se la situazione che abbiamo davanti... Ah, vi devo dire una cosa. Naturalmente voi potete in qualunque momento intervenire. Anzi, io ve lo chiedo, dicendo una parola, due parole, tre parole, quello che mi viene di dire, perché io non soffro le interruzioni. Anzi, se cominciamo a fare circolare il ragionamento, ci viene meglio. Sicuramente andiamo a toccare le cose che hanno più utilità per noi. E noi dobbiamo provare anche oggi a fare qualche cosa di utile. Questo è un principio etico forte, no? Non perdere il tempo per cose inutili, è un principio etico forte. Visto che abbiamo tutti un tempo limitato, io più limitato perché sono più vecchio, ma tutti abbiamo un tempo limitato, è un principio etico forte spendere bene il proprio tempo, decidere per che cosa vale la pena di spendere il tempo. E decidere è scegliere. Scegliere. Avere consapevolezza che tanto nella nostra vita, che lo diciamo o non lo diciamo, che lo vogliamo o che non lo vogliamo, scegliamo continuamente, anche quando ci sembra di non scegliere niente, in quel momento stiamo scegliendo. Allora è meglio praticare le scelte consapevolmente e scommettersi sulle proprie scelte. Questo rende la vita, no? Fa di noi persone libere. Libere di scegliere. La libertà è possibilità e capacità di scegliere. E di scegliere in autonomia, senza subire troppi condizionamenti. Voi siete perfetti da questo punto di vista come età, no? Perché siete in una fase nella quale, giustamente vorrei dire, proprio per costruire la vostra personalità,
non accettate imposizioni paterne e materne, no? Modelli che vi vengono. Volete scegliere, è una buona cosa questa qui. È il vostro tempo, è il tempo della scelta. Ecco, probabilmente quello che io vi voglio in questo momento dire e comunicare è che dobbiamo sempre considerare che le scelte che noi facciamo individualmente, personalmente, per noi, hanno, siete troppo belli, io vi guardo uno a uno e per questo sto con lei. Ah, magnifico, magnifico. Le scelte che facciamo singolarmente per noi hanno effetti anche sugli altri. È così. Ricordarlo non è male. Il sindaco, sempre non lo vorrei citare, l'anno fa, siccome ha parlato solo lui, cito lui, che posso fare? Parlava di questi benedetti telefonini, mezzi di comunicazione di massa, social e tutte queste cose, no? Che sono strumenti sicuramente per tenere vive delle relazioni, no? Quando noi diciamo siamo in contatto, cosa vogliamo dire? Che siamo in relazione, no? Siamo continuamente collegati, siamo in relazione, partecipiamo a dei gruppi, vero? Ve la posso dire una cosa che mi sta molto a cuore, perché torturo mia nipote su questo punto, quindi torturo anche voi, che oggi siete le mie vittime. Ciò che è importante è la qualità della relazione, però, ragazzi. Qualità di relazione. E ho fatto l'altro giorno, mi è venuto così, gliel'ho fatto a mia nipote Adriana e ve lo faccio anche a voi questo esempio. Cioè, c'ho il gruppo, bravissimo, c'ho il gruppo. Il gruppo cos'è? Una comunità di persone che si scambiano opinioni, idee, appuntamenti, quello che volete voi, si scambiano. Ma i nostri sono sempre gruppi? E che cosa si scambia dentro questo gruppo? Sempre banalità? Se si scambia qualche affetto è anche meglio, giusto? Non so come dire. E se invece di scambiare succede che c'è uno che, o una, che prevale sugli altri e decide, facciamo questo, facciamo quello, oggi si fa così, domani si fa così. Questo è un gruppo o un branco? Branco? A me il branco mi fa venire l'allergia, mi gratto subito. Essendo proprio donna libera che ama molto la libertà, l'idea del branco già mi fa diventare pazza. Quindi le scelte che facciamo per noi o che facciamo singolarmente incidono anche sugli altri. Siamo sempre soggetti di relazione. Curiamo la qualità della relazione. Perché mi piace stare con te? Quali sono le cose di valore che posso scambiare con te, che ricevo da te e che posso dare a te? Quali sono le cose di valore? Cioè, che valgono, ma che non sono carta straccia, che non sono porcheria. Questo valore della legalità, questo valore della trasparenza, perché è un valore? Non lo possiamo vendere come un valore se non lo paghiamo. Se non riusciamo a capire come trasparenza e legalità entrano nella nostra vita e la condizionano, nel bene o nel male, non ha senso definirli valori, capisci? Valore è ciò che vale, ciò per cui vale
fare qualcosa, dire una parola, no? Fare questo invece che quello. Quindi, ciò di cui noi stiamo parlando, ancora un po' nebulosamente, perché ancora non lo stiamo acchiappando con le mani, ma ci dobbiamo riuscire. E un po' mi dovete aiutare.